Siamo nella splendida cornice di Piazza del Duomo con le immagini rivolte al Palazzo Comunale, con gli scudi che rappresentano il luglio pistoiese, la festa mensile dove cade il patrono della città, il 25 luglio, San Giacomo, l'Apostolo Giacomo il Maggiore, la cui reliquia dal 1145 è posizionata nella cattedrale della città di Pistoia. In questa piazza, dal secolo XIII, correva la giostra o il Palio dei Berberi. Il Palio dei Berberi era una corsa lineare di circa 3 chilometri che arrivava da ovest e lungo la via vecchia Cassia aveva il suo arrivo in questo palazzo che è Santa Maria Cavaliera. Oggi vedete la piazza con un allestimento diverso, un allestimento che per il Covid ha delle limitazioni per la parte dei concerti che caratterizzano proprio il luglio pistoiese, e questa è la piazza dove ha sede la attuale giostra dell'Orso, cioè il dopoguerra è cambiato il nome, quindi da Palio dei Berberi siamo arrivati alla giostra dell'Orso. L'Orso è il nostro sito. La giostra dell'Orso è una competizione che si svolge il giorno di San Jacopo, quindi il 25 luglio di ogni anno, ed è a cura del Comitato Cittadino di Pistoia, che comprende tutti e quattro i rioni che si sfidano nella sera del 25 per la conquista del palio. Nei giorni precedenti vengono effettuate le prove, perché è una corsa di abilità più che di velocità, mentre la vigilia del 25 tutti i rioni fanno partecipare i cittadini alla scena propiziatoria, quindi un vero rito che va a concludersi con la sfilata mattutina, quindi con la processione dei ceri del 25 luglio, e la grande sfilata con tutti i figuranti, circa 500, che iniziano verso le 18:30 per arrivare in Piazza del Duomo verso le ore 20, ricevere la benedizione del Vescovo e dal terrazzo del Palazzo Comunale, che insieme al sindaco benedice naturalmente i cavalli partecipanti alla giostra e i cavalieri. Un evento molto sentito che sta riprendendo nel cuore dei cittadini di Pistoia la passione per gli eventi del folklore e l'attaccamento al nostro patrono, a San Jacopo. Questo anche in funzione di quello che accadrà nel 2021, quindi il 9 gennaio ci sarà l'apertura della Porta Santa, proprio perché il 25 luglio 2021 cade di domenica, e a Santiago de Compostela sono circa 1000 anni che avviene questo rito. A Pistoia è la prima volta nella sua storia, e quindi per benevolenza del Papa Francesco e dell'Arcivescovo della Cattedrale di Santiago, anche Pistoia potrà approfittare di questo anno jacobeo, che dal 9 gennaio al 27 dicembre del 2021 vedrà la Porta Santa della Cattedrale aperta, e quindi ricevere al suo interno tutta una serie di persone, pellegrini, che possono ricevere l'indulgenza per vivere. Questo è il nostro giorno più importante, è San Jacopo, il senso di appartenenza è questo, e buon San Jacopo a tutti.